Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi presenterò il cream stew. È un piatto yoshok, un piatto di origine occidentale adattato alla cucina giapponese. Come nell'ultimo video, di solito lo facciamo con le verdure e il pollo, ma oggi ho comprato il salmone, quindi lo facciamo così. Allora iniziamo. Per prima cosa tagliamo tutte le verdure a pezzetti. Uso patate, carote, cipolle e broccoli per cuocere con lo stew. Prepariamo il salmone. È necessario rimuovere l'osso spinale. Si realizzano incisioni lungo le ossa della colonna vertebrale a destra, a sinistra e in alto. Facciamo anche l'altra parte. Eliminiamo le spine interne del pesce. Si sentono molto bene con le dita. Se è difficile, aiutiamoci con una pinzetta. Togliamo anche la pelle. Abbastanza facile da eliminare la pelle. Tagliamo il salmone a pezzi della grandezza di un boccone. Mettiamoli in una ciotola e puliamo con l'acqua fredda. Scoliamo con la carta da cucina. Saliamo e pepiamo. Mettiamo la farina e uniamo tutto. Ora cuociamoli. Mettiamo un po' di burro nella padella. Mettiamo i pezzi di salmone e cuociamoli. Giriamo tutto. Quando saranno cotti, togliamoli. Mettiamo tutte le verdure nella pentola. Aggiungiamo 400 ml di acqua. Facciamo cuocere. Aggiungiamo un dado classico.
cuociamo fino a quando sarà tutto cotto. Ora prepariamo la besciamella. Sciogliamo 20 g di burro in un'altra padella. Aggiungiamo 2 cucchiai di farina. Mescoliamo fino a unire tutto. Aggiungiamo 100 ml di latte caldo. Uniamo tutto. Ecco pronto la besciamella. Quando le verdure saranno cotte, mettiamo la besciamella. Mettiamola poco alla volta, così da unirla bene. Quando sarà tutto unito, aggiungiamo il salmone e i broccoli. Cuociamo ancora un po'. Se è troppo denso, aggiungiamo un po' di latte. Infine, saliamo e pepiamo. Ecco pronto. Ho dimenticato di fare il video, ma mettiamo sotto il riso e sopra lo stew. Buon appetito! È molto cremoso e buonissimo. È tanto saporito di salmone. Questa volta ho provato a fare la besciamella, ma in Giappone si vende in dado di cream stew come il curry. Un piatto ottimo per l'inverno. Questo piatto lo facciamo spesso a casa. Provatelo a casa anche voi. Grazie per avermi seguita. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!